Buongiorno, oggi vedremo come andare a sostituire gli iniettori GPL della nostra auto. La mia auto, essendo che è un motore a 3 cilindri, ha 3 iniettori GPL e per poterli sostituire andremo a rimuovere il rail iniettore da sopra al motore, rimuoveremo i 3 vecchi iniettori e monteremo 3 iniettori nuovi. Ovviamente cerchiamo di muoverci in assoluta sicurezza perché utilizzeremo un impianto a gas, evitiamo qualsiasi tipo di scintilla, fonte di calore e la prima cosa che faremo è quella di rimuovere la fascetta che tiene collegato il GPL che va dal vaporizzatore ai rail iniettori. Spingendo verso il basso facciamo uscire un po' di gas. Ecco fatto, il gas è uscito. Spostiamo anche le fascette che tengono stretti i tubicini che portano il gas dagli iniettori al motore. Rimuoviamo il sensore di pressione del GPL, tiriamo su questa levetta gialla e dopo sfiliamo il sensore. Adesso con 2 chiavi da 10 andiamo a svitare i 2 perni che tengono fissati i rail iniettori sulla staffa. Giunti a questo punto dobbiamo rimuovere queste mollette che tengono ferme i contatti all'attacco Bosch dell'iniettore. Questi contatti elettrici dopo vanno rimontati nella stessa sequenza in cui erano collegati al rail iniettori.
vediamo questi quattro perni da 10 per rimuovere la placchetta di metallo che tiene fermi gli iniettori a rail. Con un cacciavite a punta piatta andiamo a inserire in questa fessura e rimuoviamo i tre iniettori. Questo è l'iniettore usato, andremo a mettere quello, questo è nuovo, questo è usato, andremo a sostituirli. Una volta che li abbiamo sostituiti, rimettiamo la placchetta di metallo, riavvitiamo le viti. Serriamo le viti con una mano. Quindi adesso ci spostiamo sul motore perché andremo a rialloggiare i reiniettori sulla staffa.
Colleghiamo nuovamente il sensore. Dobbiamo reinserire le molettine nei contatti elettrici. Andiamo a ricollegarli ai riettori. Reinseriamo i tubicini del gas ai riettori. Stringiamo le fascette. L'auto adesso è fatta da GPL e questo ticchettio che sentite sono i tre iniettori che stanno lavorando. Adesso non ci rimane che provare l'auto, ci vediamo.